Benvenuti alla seconda puntata di Mondo Carota con i volontari di Mondo Carota. Oggi vogliamo parlarvi di cosa significa una casa a prova di coniglio. Innanzitutto, quando accogliete un coniglio dovete pensare a dove vive. Questa è una gabbia. A volte non serve la gabbia, basta una vaschetta con la lettiera, però non deve essere quella dei gatti, ossia non deve essere l'argilla e nemmeno la sabbia. Noi qui stiamo utilizzando il pellet di legno, quello delle stufe. Va benissimo per assorbire gli odori e anche i bisognini, che saranno tanti. Oltre a questo dovrete procurarvi una fieniera e ovviamente una vaschettina oppure un biberon per bere l'acqua. L'importante quando accogliete un coniglietto nella vostra casa è di renderla a prova di dentini, perché loro sono molto curiosi e per esplorare li utilizzano, mordicchiano. Quindi tutti i cavi sono in pericolo. L'importante è alzarli se potete oppure farli passare attraverso delle canaline di plastica in modo che loro non possano rosicchiarli. Ad alcuni coniglietti piacciono anche i muri, i divani e le stoffe in generale. Quindi una volta che avrete scoperto i loro gusti gastronomici, prendete le adeguate misure perché potrebbero anche ingerire questi tipi di materiale, potrebbero appunto stare male. I coniglietti sanno usare la lettiera proprio come i gatti, solo che ogni tanto potrete trovare delle sorpresine in giro per casa. I coniglietti infatti usano le palline e la pipì per marcare il territorio, soprattutto se non sono sterilizzati, aspettatevi qualche mucchietto in giro per casa. E ricordatevi sempre di non chiuderli mai in gabbia, neanche per qualche ora, e di non abbandonarli mai. Ciao!